Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la prima edizione di oggi, cari amici, in studio con voi Rosario Moreno. Il caso dell'aumento di stipendio a Tridico, la cifra è stata proposta dal Ministero del Lavoro. Il decreto non è retroattivo, falso che prenderò 100.000 euro di arretrati, ha detto. L'adeguamento era previsto, anche se non nell'importo, dalla legge che nel marzo 2019, sotto il governo giallo-verde, ha riformato la governance di INPS e INAIL, ripristinando i consigli di amministrazione. Nella fase transitoria il commissario, poi presidente Tridico, prendeva 62.000 euro. A decidere sui 150.000 è stato il capo di gabinetto della ministra Catalfo, confermando una proposta risalente a quando era Luigi Di Maio a guidare il Dicastero. Il decreto interministeriale che il 7 agosto ha ufficializzato la somma prevede che la decorrenza sia dalla data di nomina del presidente, vice e consiglieri. Quota 100. Conte dice il rinnovo non è all'ordine del giorno, era progetto triennale. Non è quindi all'ordine del giorno un rinnovo di quota 100 e a dirlo in collegamento da Palazzo Chigi al Festival dell'Economia di Trento il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato dalla giornalista di Repubblica Tonia Mastrobuoni e dall'economista Tito Boeri. Era un progetto temporaneo, triennale, che andava incontro a una necessità, un disagio sociale espressa dalla comunità in quel periodo storico. Coronavirus in Inghilterra, 100 morti al giorno entro un mese, 15.000 negazionisti Covid ammassati a Londra, scontri. Le previsioni degli esperti delineano un quadro preoccupante per il Regno Unito, ma nella capitale, come è successo la settimana scorsa, tornano i negazionisti a sfilare, tra loro anche il fratello dell'ex leader laburista Jeremy Corbyn. La polizia dice stanno mettendo a rischio le persone. Potenza e limiti della sovranità monetaria. La verità sulla teoria per cui i paesi possono stampare il denaro che serve per finanziarsi. Il libro The Deficit Might dell'economista Stephanie Kelton spiega in modo semplice ma rigoroso i principi della Modern Monetary Theory. Non è ancora disponibile in italiano, comunque il volume confuta molti di quelli che vengono ritenuti semplici luoghi comuni, a cominciare da quello secondo cui lo Stato deve tassare i cittadini o indebitarsi per finanziare i suoi servizi. Berlusconi chiede di essere di nuovo ricoverato, ancora positivo ad Arcore, non può incontrare nessuno. L'indiscrezione che è comparsa su Repubblica. Il virologo del San Raffaele Clementi dice sta bene, totalmente asintomatico, forse un po' abbattuto dal dover stare ancora in isolamento dopo 25 giorni. Salvini dice sono febbricitante e sotto cortisone. Il medico mi ha detto di restare a casa, ma sono qui. Le sue parole appunto dal palco e il brusio in sala. Poi dice mai avuto febbre, fatto test sul Covid ieri mattina, è negativo, ho il torcicollo come milioni di italiani e ho preso il cortisone. È la replica del leader della Lega dopo che è stata pubblicata la sua dichiarazione sul suo stato di salute febbricitante. Alcuni giornalisti, ha aggiunto, evitassero almeno di speculare e smentire sulla salute del prossimo. Così il leader della Lega ha fatto marcia indietro sulle sue parole appunto dell'altra sera, smentendo sostanzialmente se stesso. Da notare inoltre che dopo la serata a Formello Salvini si è prestato per i consueti selfie senza indossare correttamente la mascherina. Imprese femminili in Italia. Tra il gender pay gap c'è un potenziale inespresso, questo perché meno di un terzo delle partite IVA è donna. L'associazione Progetto Donne e Futuro, dall'interno del suo osservatorio Mamme che lavorano, offre un quadro delle imprese femminili che in Italia sono oltre 1.340.000 e rappresentano il 22% del totale delle imprese nel registro delle Camere di Commercio. Volkswagen ha pagato 5 milioni e mezzo di danni per aver agevolato le persecuzioni di militanti politici durante la dittatura in Brasile.
Il gruppo dell'auto è accusato, in un processo che va avanti da anni, di aver agevolato le persecuzioni dei militanti politici che lavoravano nella controllata brasiliana in cambio di una politica salariale conveniente. Il denaro della transazione, secondo i media tedeschi, andrà per metà agli eredi delle 62 vittime e per l'altra metà allo Stato per programmi volti a diffondere la cultura dei diritti umani. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa prima edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.